Buongiorno, allora oggi voglio farvi vedere come ho fatto a fare questa ghirlanda col Babbo Natale. Per fare questa ghirlanda abbiamo bisogno di un cerchio di polistirolo della misura da 20 a 25 cm che deve essere ricoperto come piace a voi. Io l'ho ricoperto così, lavorando una fascia tutto intorno a maglia bassa in costa retro e poi l'ho cucito intorno al cerchio di polistirolo. Prima ho unito ad anello la fascia e poi ho cucito intorno intorno. Per appendere ho fatto un cordoncino con la spighetta rovina in color rosso. Sia la spiegazione del rivestimento della corona che la spiegazione della spighetta rumena è già sul mio canale. Sono i miei primi tutorial, non sono perfetti, però può essere un'idea per farlo. Allora, questo è come rivestire il cerchio di polistirolo e questo è scritto spighetta rumena. Allora, intorno alla ghirlanda io ho messo degli gli agrifogli, vedete? Così. Ne ho fatto circa 4-5, questo dipende dalla grandezza del vostro cerchio di polistirolo. Se è da 20 cm bastano 4, altrimenti ne fate 5-6 a seconda della misura. Allora, per fare questo agrifoglio, anche di questo io ho il tutorial sul mio canale e basta cercare decorazione natalizia agrifoglio, così vedete come farlo e poi fate la quantità che vi serve. Ora passiamo invece al Babbo Natale vero e proprio. Per fare il Babbo Natale abbiamo bisogno di un filato color carne per la faccia, abbiamo bisogno del nero per fare gli stivali e i guanti. Abbiamo bisogno del rosso per fare il vestito e il cappello e poi abbiamo bisogno di qualche gugliata di bianco per fare i bordi e le sopracciglia e la barba. Cominciamo con la testa. Per fare la testa partiamo sempre dal nostro cerchio magico. Naturalmente dobbiamo fare una pallina. Quindi faremo il cerchio magico con le nostre 6, 1, 2, 3, 5 e 6 maglie basse. Stringiamo il cerchio magico e chiudiamo con una maglia bassissima. È la prima maglia che abbiamo fatto. Abbiamo fatto così il primo giro. Ora faremo il secondo giro di tutti gli aumenti, quindi da 6 a 12. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e abbiamo fatto anche il secondo giro. Allora, a questo punto mettiamo il nostro marcapunti di un colore qualsiasi. Ho trovato il rosso, metto il rosso. E adesso continuo a lavorare facendo gli aumenti. Quindi faccio questo giro di una maglia. Un aumento, una maglia e un aumento per tutto il giro e alla fine del giro avrò 18 maglie. Poi farò un altro giro di aumenti facendo due maglie e un aumento e arriverò a 24. Ancora 3 maglie e un aumento, arriverò a 30.
4 maglie e un aumento, arriverò a 36, 5 maglie e un aumento e arriverò a 42. Quindi arriviamo a 42. A 42 vi faccio vedere come procedere. A dopo. Allora, ho fatto l'aumento per portare le maglie a 42 e possiamo vedere che abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giri. Ora facciamo l'ottavo e il nono giro così come si presentano, cioè senza aumenti, quindi faremo due giri da 42 maglie. Lavoriamo le maglie una sull'altra. Ci vediamo alla fine di questi due giri. Ho fatto i due giri da 42, ora faccio un altro giro da aumenti facendo le maglie in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'aumento. 1 e 2. Quindi farò 6 giri, 6 maglie basse, un aumento, 6 maglie basse, un aumento per tutto il giro e da 42 avrò 48 maglie. A dopo. Ho fatto il giro decimo con gli aumenti, quindi adesso ho 48 maglie. Adesso dall'undicesimo al sedicesimo giro lavorerò sempre 48 maglie, quindi una maglia sopra a una maglia. Questo fino al sedicesimo giro. Ci vediamo al sedicesimo giro. Ho fatto il sedicesimo giro, ora ricominciamo a fare le diminuzioni. Quindi farò 6 maglie, quindi una, due, tre, cinque, sei maglie. E una diminuzione. Vabbè, non sono riuscita a farla, aspettate. Quindi 6 maglie e una diminuzione. Ancora una, due, cinque, 6 maglie e una diminuzione. Questo lo farò per tutto il giro e tornerò ad avere 42 maglie. A dopo. Ho fatto il diciassettesimo giro e adesso ho 42 maglie. Ora farò 18 e diciannovesimo giro da 42 maglie, quindi lavorando semplicemente una maglia sopra una maglia, senza aumenti e senza diminuzioni. Quindi facciamo questi due giri. Ho fatto i miei due giri da 42 maglie, adesso faccio ancora diminuzioni. Quindi faccio una, due, tre, quattro, cinque e una diminuzione. Quindi faccio 5 maglie e una diminuzione per tutto il giro e da 42 sarò a 36. Facciamo questo giro. Ho fatto questo giro di diminuzione e ne faccio un altro facendo questa volta 4 maglie. Quindi sono 4, 1, 2, 3 e 4 maglie, una diminuzione, scusate, una diminuzione e facendo sempre 4 maglie, una, due, tre, 4 maglie e la diminuzione, alla fine del giro avrò 30 maglie. Ci vediamo alla fine di questo giro.
fatto il 21° giro e ho 30 maglie. Ora faccio l'ultimo giro lavorando le maglie così come si presentano, quindi farò 30 maglie basse. Così via. Questo è l'ultimo giro. Finito questo giro e ho finito anche il lavoro. A questo punto conto 11 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri. All'undicesimo giro, ricontrolliamo bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10° giro, all'undicesimo giro mettiamo un occhio. Contiamo 6 maglie da quest'occhio che già abbiamo messo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sempre all'undicesimo giro mettiamo l'altro occhietto. Io, vedete, ho messo degli occhietti così, 10 mm. Naturalmente poi dal rovescio li blocco. Ecco qui. Posso anche a questo punto cominciare ad imbottire la testa. Taglio filo così e prendo, tolgo il marcapunti e prendo il filato rosso. Allora, il corpo continua qui dalla testa. Quindi, prendendo il filato rosso, torniamo indietro, vedete? Disfiamo solo la chiusura di questa maglia. In questo modo prendiamo il filato rosso e chiudiamo la maglia con il filato rosso. E poi cominciamo a lavorare. Da questo punto facciamo altri due giri, quindi due giri in rosso con solo 30 maglie, quindi lavorando le maglie come si presentano. Io nel primo giro nascondo pure i fili. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5. Quando i fili sono belli fermati, li metto in dentro che poi vanno insieme all'imbottitura. E faccio due giri in rosso. Ho fatto i due giri da 30 maglie, adesso ricominciamo con gli aumenti, quindi facciamo questo giro lavorando 1, 2, 3, 4 maglie e un aumento, 4 maglie e un aumento per tutto il giro e avremo 36 maglie alla fine del giro. Adesso ho portato il giro da 30 a 36 maglie, faccio un altro giro di aumenti facendo questa volta 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 maglie e l'aumento. Facendo questo per tutto il giro avrò 42 maglie. Poi farò anche un altro giro da 42 maglie, quindi faccio questo giro facendo 5 maglie e un aumento e porto le maglie a 42, poi un giro da 42. Ci vediamo alla fine di questi due giri. Allora, ho fatto il giro da 42 e sono al 26° giro, adesso devo fare il 27° giro. Facciamo il 27° giro con gli aumenti, quindi facciamo 6 maglie. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6 maglie e l'aumento. Facendo in questo modo 6 maglie e un aumento, alla fine del giro avremo 48 maglie. A dopo. Ho fatto il 27esimo giro, ho 48 maglie, adesso il 28esimo giro ancora aumenti e questa volta faremo 7 maglie e un aumento. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie, l'aumento, quindi 7 maglie, un aumento per tutto il giro, avremo 54 maglie. A dopo. Ho fatto il 28esimo giro, ho 54 maglie, adesso faccio il 29esimo giro e il 30 e il 31, quindi 3 giri. Così come si presentano 54 maglie, quindi fino al 31esimo giro lavoreremo 31, cioè fino al 31esimo giro lavoreremo 54 maglie senza aumenti, quindi una maglia su ogni maglia. A dopo. Ho fatto i due giri da 54, i tre giri da 54 maglie, ora vado a fare un altro giro di aumenti facendo 8 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie e un aumento. Faccio questo per tutto il giro, quindi 8 maglie, un aumento ed avrò 60 maglie. Farò poi due giri da 60 maglie, quindi un giro per aumentare e portare le maglie a 60 e due giri da 60. A dopo. Ho fatto i due giri da 60 maglie, ora faccio un altro giro d'aumenti facendo 9 maglie basse e un aumento, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 maglie basse e un aumento. Facendo questo per tutto il giro avrò 66 maglie. Dopo aver fatto questo giro portando le maglie a 66, farò 6 giri da 66 maglie. Ci vediamo alla fine dei 6 giri. Allora, ho fatto i 6 giri da 66 maglie. Ora faccio, sono quindi al 41esimo giro. Ora faccio un altro giro di aumenti facendo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 maglie basse e un aumento. Facendo 10 maglie basse e un aumento per tutto il giro, da 66 maglie arriverò a 72. Da questo punto finirò il lavoro senza aumenti, quindi continuerò senza aumenti fino al 49esimo giro. Quindi farò il 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 giri, sono 7 giri. Senza aumenti, ci vediamo al 49esimo giro. Sono
Sono arrivata al 49esimo giro, posso togliere il marcapunti e io ho cominciato anche ad imbottire, vedete? Ne metto ancora un po'. E adesso piego, vedete, il lavoro a metà, in questo modo. Vedete? Piego il lavoro a metà, lo metto davanti così, vedo bene la metà del lavoro, prego il lavoro a metà e metto un segno qui sul lato, su un lato, perché devo arrivare, io mi trovo qui con la lavorazione, devo arrivare al lato, quindi vado avanti fino ad arrivare al segno. Perché poi piegherò a metà, come ho fatto vedere, il lavoro e con un giro di punto basso cucirò il corpo del Babbo Natale. Quindi vado avanti, sono quasi arrivata, vedete? Controllo. Allora, sono arrivata alla metà, tolgo il segno che avevo messo, faccio l'ultimo punto e adesso, piegando il lavoro a metà in questo modo, lavorerò maglie basse prendendo tutti e due i lati, vedete? In questo modo. E così cucio il fondo del Babbo Natale, quindi maglia a destra e maglia dall'altro lato a sinistra, maglia bassa e cucio. Vedete? Cucio fino alla fine, da questa parte, prima di chiuderlo del tutto, controllo se l'imbottitura è sufficiente. Vedete? E questo è il corpo del Babbo Natale. Andiamo avanti con gli altri pezzi. Facciamo ora il naso. Il naso lo facciamo con il color carne. Facciamo il nostro solito anello magico, le nostre 6, una, due, 3, 4, 5 e 6 maglie basse, stringiamo e facciamo una piccola pallina. Quindi, dopo aver fatto il primo giro così, faremo un giro di tutta aumenti portando le maglie a 12, quindi 2 maglie in ogni maglia di base. Abbiamo fatto il secondo giro portando le maglie. Ecco, ci siamo, questa è l'ultima maglia. A 12. Ora facciamo un altro giro facendo una maglia e un aumento per portare le maglie a 18. Quindi faremo una maglia e un aumento per tutto il giro e arriveremo a 18. Ho 18 maglie, ora faccio due giri senza aumenti di 18 maglie, quindi una maglia su una maglia tranquillamente. Quindi facciamo due giri così. Ho fatto i due giri da 18, ora faccio un giro con le diminuzioni, faccio una maglia e una diminuzione. Una maglia e una diminuzione e riporto le maglie da 18
a 12. Alla fine di questo giro ho finito anche il naso e posso chiudere il lavoro. Poi, dopo averlo imbottito, con l'ago stringerò le maglie che mi sono rimaste. Passiamo ora alle guance. Per fare le guance e la bocca, quindi sono tre pezzi, ripartiamo sempre dal nostro anello magico, le nostre 6 maglie, quindi una, due, tre, quattro, cinque e 6 maglie. Chiudiamo sempre il lavoro e facciamo sempre i nostri aumenti, un giro portando le maglie da 6 a 12, un altro giro portando le maglie da 12 a 18. Lavoreremo poi 3 giri questa volta da 18, quindi dal quarto al sesto giro saranno 18 maglie e poi potremo chiudere il lavoro così come si presenta. Di questi ne faremo 3, una per la bocca e 2 per le guance. Ci vediamo dopo. Ecco qui come si presenta il lavoro. Questo non va imbottito, né le guance né la bocca non vanno imbottite. Pieghiamo a metà in questo modo e chiudiamo, cuciamo, anzi, per essere più precisi, facendo un giro di maglie basse, così. 1, 2, prendendo tutti e due i lati, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Chiudiamo il lavoro e togliamo con un po' di filo per cucire. Vedete? Così si presenta il lavoro. Di questi ne facciamo 3. Andiamo avanti.